Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Salve gentili telespettatori, nuova puntata di Fatti e Dintorni. Parliamo da qualche settimana, anzi più di qualche settimana a questa parte, esclusivamente su Battipaglia. Oggi parleremo dell'edilizia scolastica. Sapete, l'abbiamo detto più volte durante i TG sul nostro sito, che ci sarà un po' di rivoluzione perché la Fiorentina è stata abbattuta, ci sono altre scuole che saranno rifatte. E allora passo subito a presentare i miei ospiti. Abbiamo dell'Associazione San Filippo Neri Roberto Giordano, il consigliere comunale di maggioranza Gianluigi Farina, che rappresenta Etica del Buon Governo, Francesca Galluccio di Civicamente e il nostro ospite fisso Piero Rocco. Piero, io lanciavo prima l'argomento. Sappiamo che è un argomento molto sentito soprattutto dai genitori, degli alunni. Parliamo dell'edilizia scolastica, facciamo un attimo il punto della situazione e poi diamo spazio ai nostri Ma ospiti. sulla Fiorentina c'è poco da dire. Sì. Tra l'altro i lavori, io sono passato Ci l'altro sono giorno, i stati gli lavori abbattimenti, i lavori sono continuano, sì. Per iniziati. Le più grosse preoccupazioni ora sono per l'Istituto le Guglielmo Marconi. Marconi, soprattutto i genitori che mi hanno rivolto parecchie sensibilizzazioni per essere rassicurati. Dice a tutt'oggi, alla fine di giugno, non sappiamo i nostri figli dove andranno. E sono preoccupati per sapere se esiste già una programmazione per poterli spostare ad altri edifici. Si parla del Sì. Ferrari e di qualche altro edificio, ma noi dopo vedremo con Gianluigi Farina, Sì. che di buon grado, devo dire, si è assunto la responsabilità di dare delle risposte importanti, perché è brutto che poi si dica una cosa e non si sappia anche l'altra parte come la penso, poi sarà la gente a tirare le conclusioni. Io dico soltanto questo, chiedo ma erano necessari questi abbattimenti? Punto Forse la interrogativo. domanda che ti poni sembra strano che anche per la Fiorentina noi Sì, giornalisti sì. eravamo rimasti un po' interdetti come la gente, perché sembra, cioè voglio dire, noi non siamo tecnici, ma una Sì. scuola di un piano, al massimo due, sembra difficile che possa Perfetto. avere problemi. Però se così è, tra l'altro anche la sindaca ci spiegava, l'ha detto più volte, che a volte i fondi che si riescono ad intercettare sono più per ricostruire, e questo ce lo spiegherà pure l'ingegnere, che non per ristrutturare gli edifici scolastici. Entriamo subito nel vivo, Farina. È un po' così, c'è questa preoccupazione dei genitori che vorrebbero capire, anche se ovviamente, diciamolo, i lavori non sono ancora iniziati, diciamo che siamo ancora in una fase embrionale. Sì, ma allora, come piccolo excursus bisogna dire che il progetto scolastico del comune di Battipaglia, quindi l'insieme di tutti quanti i fondi che sono stati intercettati, è un progetto assolutamente importante, perché oltre alle Fiorentino e alle Marconi non vanno dimenticati i tre asili nido che verranno realizzati, Sì. quindi due ex novo, quello lì ad Aversana e quello a Via De Reggio, e poi la demoricostruzione dell'asilo che c'è a Via Stella. Sì. Come giustamente dicevi prima, si predilige fare dei bandi, dei concorsi rivolti alla demoricostruzione, ma perché il panorama edilizio italiano, soprattutto il panorama dell'edilizia pubblica, dell'edilizia Sì. scolastica in particolare italiana, affonda le sue radici in diversi decenni fa. Ora parlo in maniera un po' noiosa da tecnico, ma Come è giusto farlo? c'è stato un passaggio assolutamente importante nel 2008, dove si è passato da un decreto ministeriale, quello del 96, alle norme tecniche sulle costruzioni 2008, dove per non essere prolissi si è passato da un aspetto prescrizionale della progettazione, quindi il DM del 96 ti diceva cosa fare. La norma tecnica sulle costruzioni 2008, modificata poi ulteriormente da quella del 2018, ti dice i risultati che devi ottenere. Quindi c'è
c'è un ampio margine di cura del progettista, sì, rispetto a queste progettazioni. Le scuole italiane devono necessariamente essere delle strutture in classe 3, quindi sono delle strutture che hanno anche un incremento di carichi importante, proprio perché si presuppone che queste strutture debbano resistere più, consentitemi di dirlo, più del normale, cioè le normali costruzioni sono in classe 1, in classe 2, queste devono essere in classe 3, quindi la demoricostruzione è necessaria perché è molto molto improbabile che una struttura realizzata anche solo nei primi anni 80, certo, oppure nel post terremoto, molto spesso si sente dire che le costruzioni post terremoto siano antisismiche, possa rispettare i nuovi criteri delle normative, e lo abbiamo visto insomma anche in alcuni fatti di cronaca dove magari, certo, un semplice controsoffitto, no, che è crollato ha causato dei danni. La demoricostruzione è assolutamente una necessità. Ok. Cosa possiamo dire invece? Ovviamente i funzionari tecnici e l'assessorato preposto starà trovando, perché prima o poi arriverà il giorno che dovranno essere abbattuti questi istituti scolastici, sì, e bisogna fornire un'alternativa ai ragazzi, agli studenti. Per quanto riguarda, diciamo, la Marconi, che è il tema caldo, diciamo, sì, di questi giorni, siamo in una fase in cui è stato individuato il progettista, diciamo, della fase definitiva del progetto. Perfetto. Quindi questo ormai famoso studio tecnico di fattibilità rafforzato che prevede il PNRR è una procedura gestita direttamente dal Ministero. L'amministrazione comunale, il comune, avrà poi il compito di estendere a questi progettisti vincitori del progetto rafforzato, sì, la progettazione esecutiva, quindi ci sarà un'estensione di questo incarico. La cosa è, il procedimento è tuttora in corso, insomma siamo veramente alle battute finali, quindi si andrà a conferire questo incarico esecutivo, quindi questa estensione dell'incarico esecutivo. Il progetto definitivo ovviamente l'abbiamo già visto. Parallelamente Invitalia, su incarico del Ministero, sta procedendo ad una selezione di imprese che saranno poi convocate per l'esecuzione dei lavori, per cui, per dare un orizzonte temporale, ecco, insomma, ai nostri concittadini, per settembre-ottobre, diciamo ottobre per essere un attimino più tranquilli, pensiamo di riunire il progetto esecutivo e l'impresa che dovrà poi incaricarsi dell'esecuzione effettiva dei lavori. In autunno potrebbe iniziare, sì, quest'opera di abbattimento, sì, quindi già per quei giorni bisognerà fornire. Sì, poi vabbè, ci sarà la consegna del cantiere, insomma. C'è qualche idea, non, giusto per dare delle notizie più precise al momento, che poi ovviamente si concreteranno dopo, insomma. C'è qualche idea? Avete già delle strutture disponibili? Sì, perché allora, penso che all'Opera Bertoni non ci sia più niente da poter sfruttare. Allora, la scuola è una scuola che chiaramente è ubicata in una zona molto molto popolosa di Battipaglia, quindi è chiaro che il primo pensiero e la prima attenzione è stata quella di cercare di limitare i disagi, sì, per queste differenti collocazioni delle classi, per cui delle 22 classi presenti attualmente all'Istituto Marconi, erano 18, ora siamo passati a 22, 12 saranno allocate all'interno del Profagri, quindi in via Belluno per intenderci, altre 6 nella scuola delle Calamandree, quindi sempre via Iono, nella zona immediatamente a ridosso del plesso delle Marconi, e le residue 5-6 classi, insomma, poi bisogna vedere anche come si andranno poi a effettivamente strutturare gli studenti per l'anno prossimo. C'è sempre la disponibilità delle aule Ferrari, dicevate prima, cedute, cioè quelle che erano state date nella disponibilità del Ferrari durante il Covid di via Rosa Emma, quindi per queste strutture sono già in corso i lavori, sì, di sistemazione, è in corso il dialogo, l'interlocuzione con la provincia, che ovviamente è la proprietaria del Profagri, però questa è la soluzione che è stata individuata. Che al momento forse è anche una delle più semplici, diciamo. Insomma. È sicuramente la più semplice perché non c'è la necessità di fare bandi e di coinvolgere i privati, è sicuramente anche quella un attimino più economica, e anche logisticamente è quella che consentirebbe sicuramente di limitare quanto più possibile, sì, i disagi. Galluccio invece che idea ci ha dato delle, insomma, delle informazioni nuove, utili, l'ingegnere Farina? Davvero fondamentali anche per le famiglie, perché noi siamo, devo dire la verità, noi siamo molto contenti di questa spinta verso l'edilizia, sì, scolastica, perché effettivamente ne abbiamo necessità. In molte regioni d'Italia quest'opera di ristrutturazione, di rivalutazione degli edifici scolastici è già stata
cominciata negli anni passati, ed è cosa buona e giusta che avvenga anche qui. Quello che, diciamo, le criticità che noi riscontriamo rispetto a, anche ai colloqui che abbiamo avuto con, anche noi con alcune famiglie, che fino a poche settimane fa non si sapevano i tempi di questo, di questo abbattimento e sì, ricostruzione. Quindi diciamo che poi la delibera la determina, adesso non so tecnicamente come, del 15 maggio ci ha fatto accendere la luce del riflettore sulle Marconi, perché mentre si pensava che questo abbattimento potesse essere in un tempo un po' più prolungato, invece ci siamo resi conto che effettivamente con i PNRR la gestione è molto più veloce, sì, e la realizzazione dei lavori deve essere più veloce. Quindi ben vengano assolutamente le ricostruzioni delle scuole, però ciò che noi ci sentiamo di sottolineare è la progettazione e i programmi rispetto a questo, a questo tema, perché è vero, noi dobbiamo assolutamente reperire tutti i fondi possibili per qualsiasi miglioria che possa essere fatta per la città, però non deve essere isterica, non deve essere confusionaria e deve dare delle priorità sicuramente e anche un programma. Poi ci sono stati all'ultimo consiglio comunale con delle domande da parte di alcuni consiglieri, è stata chiesto proprio la questione di in che tempi le Marconi sarebbero state abbattute, e lì è venuto fuori qualcosa un po' diverso rispetto alla relazione tecnica che ho letto per il progetto, in cui parlava di più fasi in cui si veniva anche detto che poteva esserci la soluzione di prefabbricati nell'area adiacente alle Marconi, se non si fossero trovati dei locali idonei. Siamo contentissimi che ci sia stata l'individuazione dei locali idonei, però adesso sorgono altri problemi, nel senso che le famiglie che conoscevano l'ubicazione della scuola quando sì, hanno fatto l'iscrizione a suo tempo dei propri figli, adesso si troveranno a dover gestire delle ubicazioni diverse e spesso si potrebbero trovare anche in alcune situazioni paradossali, che un figlio sta da una parte, il figlio sta dall'altra. Quindi rispetto a questa cosa mi chiedo, ci sarà qualche servizio, ad esempio di navetta, per agevolare lo spostamento degli studenti rispetto all'ubicazione che c'è adesso? C'è un'ipotesi, pure io. Non dico la navetta, ma c'è anche qualche altra ipotesi, perché scusami, sì, giusto un'altra domanda. Sì, sì. Se alcune classi verranno ubicate a via Rosa Iemma, tu immagina la distanza tra le Marconi e via Rosa Iemma, e lì dobbiamo capire, anche perché quella è una strada molto trafficata già di per sé, quindi ci sarà il piano traffico, ci sarà una programmazione intorno a questo, perché poi noi veniamo già dall'esperienza delle Fiorentino, che già ci ha portato delle criticità a cui noi possiamo già dare una risposta in questo momento, o meglio, ci dobbiamo porre le domande giuste e dare delle risposte. Però prima che risponda Farino, vorrei sentire un attimo Giordano sulla stessa vicenda, insomma, che cosa ne pensi, in modo tale che poi Farina ci dà una risposta quasi complessiva. No, le nostre domande appunto è avere tempi certi rispetto a questo abbattimento, in modo che si possano organizzare i giusti servizi, ovvero, come diceva Francesca, noi pensiamo, immaginiamo di chi vive a via, nella zona delle Marconi, e si trova a Taverna, quindi chiaramente è il disagio che può avere il genitore, perché ovviamente i tempi sono diversi, attraversare via Rosa Iemma in ora di punta è praticamente impossibile, quindi i ritardi.
Quindi in questo noi, perché siamo, noi siamo educatori, pensiamo anche se, di darci, renderci disponibili con dei servizi ad hoc per queste famiglie, per limitare al minimo il disagio, perché ovviamente noi siamo felicissimi che le scuole vengano rinnovate, soprattutto la Marconi in cui abbiamo vissuto per molto tempo col nostro doposcuola sociale, francamente faceva paura, soprattutto non aveva una palestra e quindi ben venga. Ci sono questi fondi e ben vengono i fondi perché altrimenti non riusciremo a fare niente. Quindi acclarata questa cosa, cosa bisogna fare? Perché non è solo in questo momento, io penso, un problema dell'amministrazione, è un problema di tutta la città, in questo caso della popolazione studentesca. È un problema anche dei genitori. E quindi noi in questa faccenda cosa possiamo fare? Intanto per quello che mi riguarda, io sono sempre disponibile, anzi già alla Fiorentino ci siamo attivati per quando fu a suo tempo questo trasloco, ci siamo attivati, siamo in costante contatto, proprio le due scuole in cui noi operiamo di più sono state investite da questa innovazione, quindi vogliamo renderci conto, però con tempi, perché giustamente già come sono entrato ho sentito delle date diverse, ma semplicemente senza darci, ragazzi iniziamo a ottobre, punto, noi ci mobilitiamo per ottobre, giusto? Io penso che sia giusto fare così. La data insomma, stimata chiaramente è questa, è chiaro che poi è un procedimento che coinvolge, cioè che non viene gestito in autonomia dagli uffici del comune di Battipaglia, quindi è chiaro che un po' di ritardo si può sicuramente accumulare, però ci sono dei tempi serrati che vengono dettati dal PNRR, PNRR, quindi la previsione di ottobre è una previsione su cui, diciamo, per dirla in maniera così aperta, è una previsione rispetto alle quali siamo abbastanza confidenti. Per quanto riguarda il discorso del disagio degli studenti e conseguentemente delle famiglie, è chiaro che ci sarà un disagio, ma proprio per questo le due soluzioni che sono state individuate sono quelle nelle immediate vicinanze dell'attuale plesso delle Marconi. È chiaro che bisognerà fare un'ulteriore attenzione alle classi che dovranno eventualmente andare a via Rosariana, che per come abbiamo detto prima 12, 6, 18 si tratta di 4-5 classi al massimo che dovrebbero andare a via Rosariana, quindi è un disagio contenuto, ma i colloqui, i dialoghi con i presidi, con chi vive la scuola sono assolutamente aperti, quindi ben vengono proposte e soluzioni che possano andare incontro alle famiglie. Ci può essere questa soluzione delle navette in prospettiva? Sì. Sicuramente è una soluzione che si può tenere in considerazione, ripeto, sono poche classi, quindi sono pochi bambini, è chiaro che immagino che possa essere un servizio che si può affrontare. Non credo che ci possano essere i doppi turni, no? Come si usava 30 anni fa, che sarebbero insomma, la soluzione peggiore. Con no? il tempo continuato diventa un pochettino anacronistico. Difficile. Il doppio turno, insomma. Va bene, allora chiuderei qui questa prima parte. Giancarlo, il nostro regista, ti prego di mandare in onda la pubblicità e poi ritorniamo in studio per la seconda parte di Fatti e Dintorni. Seconda parte di Fatti e Dintorni, stiamo parlando dell'edilizia scolastica a Battipaglia, ci sono delle scuole che saranno interamente rifatte, la prima, una di queste, è l'Istituto Marconi che è nel rione Serroni. Ecco, nella prima parte l'ingegnere Farina, consigliere Farina, ci ha anche prospettato quali potrebbero essere le soluzioni. Piero, invece con te volevo affrontare questo argomento, cosa si potrebbe fare? Ci saranno le novette e quant'altro, però per agevolare quanto di più sia i ragazzi che sono alla fine i fruitori delle scuole, quindi quelli che ne potrebbero pagare le conseguenze, e anche i genitori, si potrebbe fare qualcos'altro? Dicevo io prima, telecamere spente, penso che sia la soluzione più brutta e spero che non ci si arrivi, ci potrebbero essere i doppi turni. Scongiuriamo che questa è la soluzione ultima proprio, se non ce ne sarebbero altre, però tranne queste scuole forse Battipaglia poi
c'è un po' di carenza, perché se l'opera Bertoni è piena perché nel frattempo si dovranno realizzare le Fiorentino, poi ce ne saranno altri, insomma, dobbiamo, come se la, bisogna stringere un po' la cinghia e fare dei sacrifici un po' tutti. Ma io, al di là di questo, il vero problema sono i tempi. E io mi sento di obiettare che l'esperienza della Fiorentina non è che sia stata positiva, perché la Fiorentina l'abbiamo abbattuta nel 2019. Siamo nel 2023. Siamo nel 2023. Se ne parla che per il 2026 sembra che sia stato fatto un contratto con la scuola Bertoni per ubicare i ragazzi là, e sono 7 anni. E speriamo che non si ripeta un'altra vicenda del genere. Per le Marconi mi sembra, scusami se ti interrompo, mi sembra che è previsto lo stesso periodo o ancora di più. Cioè nel 2026 ce la facciamo se tutto... Quindi diciamo che contemporaneamente potremmo avere Fiorentina e Marco, se tutto sì, procede per il meglio. Questo, lo si spera, insomma. Io credo che questo sia l'interrogativo abbastanza preoccupante, perché sull'esempio della Fiorentina noi parliamo con dati, non certo, parliamo sì. Di cose tanto per dire. Speriamo che non ci siano ritardi, speriamo che ci sia un'efficienza sia tecnica sia dell'impresa affinché la Marconi in 2 o 3 anni possa essere ricostruita. Ad onore del vero va detto che comunque il progetto della Fiorentino sì. Sconta ritardi anche dovuti al Covid, insomma non vorrei che questo Covid certo. Fosse insomma additato come la salvezza, il dito dietro cui nasconderci, però è un settore dell'edilizia ha patito il Covid in maniera forte. La consegna dei lavori alla ditta che sta seguendo i lavori è di ottobre 2022, quindi il cantiere ufficialmente è stato consegnato di recente. I lavori sono, come insomma anche Paolo ci ha confermato, sono tuttora in corso, si possono sicuramente velocizzare, adesso sono in corso le fasi un attimino più noiose, quelle più laboriose, insomma, quindi sono state gettate le fondazioni sì. Del corpo B, stanno finendo di armare, di sistemare il primo solaio in elevazione del corpo B, le fondazioni e muri controterra del corpo A anche sono realizzate, quindi poi in generale in un procedimento edile una volta che si esce fuori terra volgarmente il progetto va via più spedito. In più con la rimodulazione che è stata proposta per i PIC si pensa appunto di incrementare ulteriormente questo appalto con un ulteriore 1,6 milioni per realizzare. Per i PIC sembra, almeno diceva la sindaca qua nei nostri studi, che riguarderebbe questa rimodulazione prettamente per la palestra, giusto? Della sì, le due palestre che verranno realizzate per all'interno appunto della già progettata scuola Fiorentino, quindi è chiaro che in questo momento il cronoprogramma prevede 445 sì. Giorni lavorativi, con questo ulteriore incremento chiaramente ci sono lavori in più, bisognerà rivedere il cronoprogramma, però in generale sono lavori che adesso devono necessariamente accelerare. Senti, un'altra cosa, sì, vorrei sapere dove è stata abbattuta la Fiorentina, che cosa verrà là, una piazza? Che sì. Una piazza, una sistemazione a verde e a parcheggi. Anche con parcheggi? Sì, non interrati. Ma sotterranei? No, parcheggi a raso. Ecco, diciamo che il plesso invece verrà, quelli che si chiamavano una volta i padiglioni, giusto? I padiglioni. Infatti adesso è in corso. Si dà priorità chiaramente all'edificazione, dopodiché il completamento della piazza partirà sicuramente in parallelo, non finirà un po'. Quindi i tempi saranno minuri per la piazza. Credo. Sì, assolutamente, è un'opera chiaramente meno complessa. Non è come costruire una scuola. È un'opera meno complessa. Voglio sperare. È un'opera sicuramente meno complessa. Sì, Galluccio. E io ne aggiungo pure un'altra, anche come mamma. Penso che sentendo pure le altre mamme c'è la preoccupazione. Potrebbe esserci anche una fase di trasferimento, secondo voi, degli alunni che già frequentano? Guarda, io penso scuole. Che se verrà organizzato e le famiglie verranno messe a conoscenza in tempi ragionevoli e si parlerà con le famiglie per cercare la migliore soluzione, io non penso che ci sia questo... Sì. Questo problema, anche perché le Marconi sono delle ottime scuole con degli ottimi insegnanti e un'ottima
classe docente, che non meriterebbe comunque sicuramente un minor numero di utenza, certo. Perché effettivamente la scuola la fanno gli insegnanti, le attività e sicuramente, anzi, io auspico tantissimo che questa fase di ascolto da parte delle famiglie e di un'organizzazione capillare, non come è stato fatto per le Fiorentino, ma dato che c'è stato un cambio di consiglio comunale, un cambio di passo, un cambio di, anche di consiglieri comunali, sia in maggioranza che in opposizione, ci si potrebbe mettere insieme per cercare una soluzione che eviti proprio il trasferimento degli alunni, che spero non avvenga, perché effettivamente sarebbe un peccato. Io quello che invece volevo chiedere, che diciamo esulava poi dalla questione edilizia scolastica, sì, in sé, non so se hai saputo delle lamentele da parte, che erano inevitabili giustamente, dei dintorni delle Fiorentino, che quando sono state abbattute, che c'è quella, tutto il residuo dell'abbattimento che crea polvere nelle case circostanti. Tu da tecnico mi potrai sicuramente dire come si può avviare a questa cosa e se avete già avviato qualche procedura o comunque qualche richiamo della ditta per fare in modo che queste polveri non invadino, sì, anche non perché dei problemi. Sarebbe comunque un problema. Un cantiere, insomma, in generale un cantiere è sicuramente polveroso, un cantiere poi che prevede una demolizione così importante, perché poi ricordiamo che comunque l'ex plesso, insomma, dei padiglioni copriva quasi interamente il lotto, quindi c'erano costruzioni dappertutto, quindi la demolizione è stata una fase molto impattante. La ditta ha utilizzato idranti per bagnare le macerie, per limitare la polvere. È chiaro che ci sono degli edifici che sono veramente a 3 metri di distanza, quindi è chiaro che i disagi sono stati limitati, non si può assolutamente dire che siano stati eliminati. La fase che però attualmente è in corso è una fase di costruzione, quindi è chiaro che è un attimino meno impattante dal punto di vista della, sì, produzione delle polveri, eccetera, quindi andiamo verso una fase di minor disagio per chi abita nelle immediate vicinanze. È chiaro che poi ci sono i rumori connessi al cantiere, ci sono mezzi pesanti connessi appunto allo sviluppo e all'esecuzione del cantiere, c'è una fase di disagio, è chiaro, però sicuramente diciamo, i benefici che ne avrà la città saranno superiori rispetto ai disagi che stiamo correndo. A Giordano invece volevo chiedere, lei prima ci accennava all'associazione San Filippo Neri, che proprio in questi due plessi, sarà una coincidenza, sia Marconi che Fiorentino, ha operato per tanti anni. Anche sulla base, insomma, sulla scorta della vostra esperienza, come si può venire incontro sia agli studenti che dovranno comunque affrontare questo trasferimento e anche le famiglie? Ma io lo penso che sia stando sempre vicino alle famiglie e dandogli tutta quell'assistenza. Noi facciamo nelle due scuole, abbiamo fatto sempre d'aiuto alle insegnanti, soprattutto per quello che riguarda gli stranieri, sì, quindi abbiamo lavorato fianco a fianco senza risparmiarci. Ora ovviamente, vedendo purtroppo l'esperienza del comprensivo fiorentino, bisogna appunto mantenere sempre più unita la scuola, perché tutte le attività che fa la scuola sono il sale per questi ragazzi e non va dispersa in tanti plessi, anche perché sia le Marconi sia le Fiorentino fanno molteplici attività, e avere le classi divise un po' per un po' spezzettate, diciamo così. Ma il disagio poi sarebbe, lo vedo alle Fiorentino, tra le insegnanti che sono al Bertoni, poi devono andare a fare lezione alla ragioneria, quindi anche quelle, fra gli spostamenti bisogna considerare anche quelli degli insegnanti che saranno impegnati. Ma questo ovviamente io lo dico perché da adesso devo partire per ottobre e capire cosa devo fare, se ottobre è la data di inizio, certo, di questi lavori. Quindi ho mentalizzato l'idea che da settembre le Marconi non sono più lì in quella strada, e di conseguenza devo cominciare ad attivarmi per dare servizi. Negli altri plessi, insomma.
I servizi, l'ideale sarebbe il Profagri perché è lì a due passi, ma ovviamente non si può trasferire un istituto popoloso come in un altro istituto già. In un altro istituto che è già popoloso. Però diciamo noi, come tutti quanti noi, vorremmo dare la nostra disponibilità per alleviare, perché io parto dall'idea che a settembre le Marconi non varcheranno quei cancelli. Rocco? E poi veniamo da Lucio. Ma a questo punto che cosa dire? L'edilizia scolastica è stato sempre qui a Battivaglio un problema. Ora io mi rendo conto che c'è la possibilità di avere questi fondi. Io però resto con una grande con una grande perplessità. Non me ne voglia l'ingegnere Farina, sia per i tempi avuti nel passato, sia perché noi di recente abbiamo rimodulato i PICS, quindi abbiamo tralasciato l'Edmondo De Amicis, abbiamo tralasciato la stessa Piazza Madonnina che avrebbe bisogno di un restyling. Voglio sapere in merito, perché qua è inutile piangere sul latte versato, in merito a questi problemi, la De Amicis, Piazza Madonnina, avete programmato qualche cosa? Pensate di fare qualcosa? Allora, per quanto riguarda la rimodulazione che è stata proposta e che è stata chiaramente già discussa con il competente, come con la regia, con la cabina di regia della regione, prevede appunto quello di spalmare, insomma, verso altri tipi di attività i fondi che inizialmente erano stati previsti per la scuola De Amicis. Ciò però non significa che il progetto della De Amicis è abbandonato, ma è proiettato verso le successive annualità di questi piani. Quindi assolutamente la De Amicis resta l'edificio identitario della nostra città, resta un edificio su cui assolutamente c'è bisogno di intervenire e di fare quello che si era pensato, quindi questo hub della cultura mediterranea, possiamo dire, sistemare la piazza che è il cuore della nostra città. E quindi rispetto a questo l'intenzione dell'amministrazione assolutamente non cambia. Ci siamo trovati a vivere le difficoltà che hanno vissuto anche tanti altri comuni, anche Salerno, Cavano, tutti quanti rimodulato i PICS, perché è chiaro che è un procedimento. Insomma, e a quali fondi si potrebbe attingere questa volta? No, sempre lo stesso. Sempre lo stesso? Le successive annualità, sì. Quindi i prossimi tre anni riproporre lo stesso progetto, perché sì, poi sembra già quasi... È una coincidenza, contraddizione. Forse l'istituto scolastico che aveva almeno apparentemente o in modo più specifico bisogno della ristrutturazione o quant'altro è lì e al momento non si può agire, poi però di contro abbiamo, è vero come ha specificato lei, le varie classi, quindi bisogna rendere tutta l'edilizia scolastica più sicura, le altre vanno giù. Quella che forse a prima acchito era più, chiamiamola, pericolante tra virgolette, è là. E speriamo che non accada niente, insomma, è vuota. Speriamo che con questi PICS prossimi si possa attingere e quindi risolvere questo problema. Galluccio voleva dire qualcosa? Sì, un'altra perplessità è proprio per l'ubicazione delle aule al Profagri, perché quindi torniamo a parlare delle Marconi un attimo solo, sì. Perché volevo sapere se è stato fatto uno studio non preventivo per i lavori che ci dovranno essere per poter ospitare i ragazzi, anche perché oltre alle aule, oltre agli uffici, ci dovranno, almeno spero vivamente, che ci possa essere anche qualche spazio laboratoriale dove i ragazzi, ecco, come dicevamo prima, come diceva Giordano, tante attività che vengono fatte da questa scuola che non venga assolutamente annullata, anche perché questo potrebbe essere un incentivo a non abbandonare certamente, ecco, come dicevamo prima,
le Marconi. Poi per quanto riguarda le De Amicis, la verità, i PIX sono stata un'occasione persa. Noi abbiamo avuto 5 anni di tempo per poter attuare quel progetto e oggi avremmo potuto avere nel centro città, ecco, un edificio che qualcosa avrebbe potuto anche ospitare per le emergenze per quanto riguarda questi abbattimenti e ricostruzioni. Spero comunque che la rimodulazione che è stata fatta venga portata avanti nel minor tempo possibile. È vero che la città non può essere... ci sono delle scadenze precise dettate. Anche perché noi parliamo di tanti... Penso che non si possa scappare, infatti, cioè anche non si possa andare oltre veramente. Anche perché noi parliamo di tanti interventi che bisogna fare in pochissimo tempo. Certo. Quindi a che punto sta la situazione? C'è già un parere positivo per quanto riguarda la cabina di regia appunto regionale che deve analizzare questa proposta di rimodulazione che ha fatto il comune di Battipaglia. Se non erro, la settimana prossima dovrebbe riunirsi questa cabina di regia per dare ufficialmente il proprio parere, quindi poi da lì si rimodulano i cronoprogrammi delle varie attività e c'è da partire con assoluta velocità. Speriamo bene. Sei perplesso pure su questo, sì. No, non è che sto perplesso. Un po' pessimista, Rocco. No. Ma il problema è che bisogna recuperare il tempo, perché per una serie di problemi... Vedo che il tempo è questo, vedo che il tempo bisogna prenderne coscienza. Non lo so, sa quella massima che dice l'impossibile lo facciamo, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Sembra quasi così, guarda. Puntiamo all'impossibile, no? Anche noi sui miracoli. Anche perché la sindaca proprio qui ha messo parecchia carne a cuocere, ovvero la palestra delle Fiorentino, la pubblica illuminazione, già ci sarebbe un accordo con la provincia per quanto riguarda la Litorania. Poi parlava di recuperare fondi sempre rimondulando i PIX per quanto riguarda la pista di atletica dello stadio. Insomma, Battipaglia da qui a qualche giorno, se veramente bisogna concretizzare questi lavori, sarà un cantiere aperto dappertutto. Tornando invece alle Marconi, lo abbiamo detto prima, ci vuole un impegno forte sia vostro che delle altre associazioni per dare man forte soprattutto ai ragazzi, che poi è chiaro che se ci sono dei lavori importanti da fare bisogna fare dare un po' una mano un po' tutti, no? Io dico che sono fra quelli che hanno vissuto i doppi turni alla De Amicis, sì, quando ci sono stati, quindi non vorrei far vivere il disagio, qualsiasi disagio. Io credo che i genitori, se sentono doppi turni, incominciano a... Allora, e non, poi, non è una parola. Ah no, ma nel senso, io la storia negativa, noi dobbiamo essere positivo. Certo. Io sono qui per dire cosa bisogna fare, sì, perché onestamente devo dire la mia, condivido le perplessità di Rocco, perché siamo tutti ottimisti, ma dentro di, sì, noi sappiamo che abbiamo iniziato a Battipaglia una serie infinita di cantieri, ma sono lì. Che siano fondi europei, che siano fondi, ma sono lì. Ma no, questo non è avercela con voi, con nessuno. Io guardo la strada, la vita, la gente. A me interessa appunto che i ragazzi abbiano il minor disagio possibile. Per fare questo però cioè il fatto che non ci siano date, cioè il cronoprogramma di un cantiere, ma non il cronoprogramma di come spostare questa scuola, un po' di perplessità mi vengono, ma ripeto, nell'interesse dei ragazzi, perché i ragazzi già hanno vissuto 2 anni tremendi dovuti al Covid, non togliamogli le aule o troviamo la sistema, diamoci tutto dentro, coinvolgiamo tutti. Che ci sia, come diceva pure la Galluccio, che ci siano dei laboratori, insomma, che non manchi niente. Non dobbiamo far perdere la socializzazione dei ragazzi. Noi siamo impegnati in questo momento, ogni giovedì in Villa Comunale, a leggere libri, sì, all'aria aperta, proprio per non far perdere contatto con lo studio, il sociale, comunicare, incontrarsi, perché
bambini stranieri e bambini italiani che si incontrano, certo. Loro sono molto più intelligenti di noi. Quindi di non perdere questo ritmo, questo è fondamentale. Va bene i PIX, va bene sì. I soldi, ma quello che conta in tutto quello che facciamo è le persone. Non creiamogli ulteriore danno. Quindi sì. Cronoprogramma anche per questo spostamento. Ci siamo? Sì, no, più che cronoprogramma, insomma, penso che sia importante la comunicazione, quindi essere chiari, insomma, non penso che sia magari il giorno c'è in che... anticipo, insomma, però fare un buon coinvolgimento insomma, delle scuole, un buon coinvolgimento dei genitori, rasserenarle soprattutto in vista di un, diciamo così, un bene superiore, perché il progetto delle Marconi, il progetto delle Fiorentino sono dei progetti di edilizia scolastica sì. Molto moderni, cioè non sono più fatti solo da architetti e da ingegneri, ma ci sono una serie di figure professionali che vanno a definire degli spazi così che saranno perfettamente fruibili per tutte le azioni di didattica sì. Che giustamente venivano menzionate prima, perché la scuola ormai deve essere una scuola integrata e a 360 gradi, quindi per i nostri bambini. Quindi l'obiettivo è certo che in questa fase di grande transizione e di grande trasformazione ci saranno dei disagi. L'obiettivo è quello di diminuire al massimo questi disagi, tanto è vero che le strutture scelte, appunto stiamo continuando a parlare delle Marconi, sono già degli istituti scolastici, quindi sì. È chiaro che sono già conformate con delle aule, sono già conformate con servizi igienici, servizi magari di mensa, servizi come spazi comuni che sono già presenti, quindi i disagi saranno sicuramente il minore possibile. Un breve flash invece sulle altre strutture edilizie, che sì. Sono gli asili che dicevamo prima, lì partiranno dopo i lavori, cioè non sono proprio concomitanti? Allora lì sempre con il solito iter del PNRR, il Comune di Battipaglia ha avuto accesso a questi fondi con uno studio tecnico di fattibilità. È attualmente in corso la gara, quindi è pubblicata sulla CUC la gara per i 3 asilo, che ricordiamo essere l'asilo di Via De Reggio, una costruzione ex novo, l'asilo ad Aversana, sempre costruzione ex novo, e la demo ricostruzione di Via Stella. Quindi le gare sono tutte e tre in corso di svolgimento, la scadenza è il 13 di luglio. Va bene. Galluccio, ci abbiamo verso la conclusione, se c'è anche qualche iniziativa, sia in tal senso per aiutare i ragazzi quando sarà, e iniziative nuove di Civitanelle? Allora, noi sicuramente terremo d'occhio la situazione, perché la cosa che ci sta più a cuore è proprio, ecco, dare le pari opportunità a tutti i ragazzi e a garantire sicuramente un livello di istruzione, le stesse possibilità di tutti gli altri, anche se in questo momento è necessario assolutamente un sacrificio, e teniamo presente che quelli sono del ciclo di 3 anni delle scuole medie, quindi probabilmente ci sarà qualcuno che non usufruirà proprio della nuova scuola, però ecco, è un sacrificio necessario assolutamente, che però dovrà essere compensato da qualcos'altro sicuramente, dovrà essere compensato da una buona organizzazione e da una attenzione molto peculiare rispetto anche alle esigenze delle famiglie. Quindi io auspico davvero un confronto e ecco delle certezze, come ci diceva il consigliere, per cercare di diminuire al massimo i disagi dei ragazzi, perché effettivamente sarà un momento difficile. Per quanto riguarda le iniziative, noi terremo d'occhio e sicuramente avrete delle notizie nei prossimi mesi, anche perché con il Dipartimento Scuola tutta questa situazione era un anno che la tenevamo, diciamo, monitorata. Sì, infatti, diciamo, anche l'anno scorso ci fu già un'interrogazione rispetto a questa cosa, però ho visto il consigliere Farina abbastanza preparato, almeno per quanto riguarda l'organizzazione, anche se non basta solamente andare ad individuare delle aree, anche perché quelle dovranno essere messe a posto, perché so che ci sono alcuni locali che non sono idonei al momento allo stato dell'arte. Vabbè. Quindi ci sarà comunque bisogno di fare dei lavori già molto programmati. Speriamo di non ripetere gli stessi errori che con la Fiorentina. Vabbè.
Farina, vogliamo aggiungere qualcosa? Insomma, i lavori sono già chiaramente preventivati, sono dei piccoli lavori di sistemazione delle aule, ripeto, sono già aule scolastiche. Ha avuto la disponibilità da parte della provincia, soprattutto per quanto riguarda il Profagri, sì. È chiaro che saranno immediatamente iniziati questi lavori, ma sempre con l'idea di dare un orizzonte temporale sicuro, tranquillo alle famiglie, con un po' di pazienza rispetto a questi disagi, nell'attesa di avere una scuola che effettivamente sarà un fiore all'occhiello. Certo. Rocco, concludiamo? Una conclusione? Non è che è difficile la conclusione. È che arriviamo sempre alla stessa conclusione. No, arriviamo sempre. Io dico solo, mi aspetterei da questa amministrazione Farina una programmazione sempre più chiara e soprattutto interloquite con la gente. Perché tante cose non si conoscono, poi non lo so se questo può essere, ma lo dico, un libro dei sogni o se può essere realtà. Noi siamo qua. Non ci stiamo provando, tante volte a sottolineare problemi. Spesso la sindaca, invitiamo a fare dei confronti. Stimolare confronti proprio per costruire battipaglie, perché sennò questa sarà sempre più, caro ingegnere Farina, una città morta. Voglia di confrontarsi, insomma, anche da parte di noi consiglieri è piena, incontriamo le persone quotidianamente, diamo il nostro, almeno io personalmente do il mio numero di telefono a tutti, siamo aperti a qualunque tipo di domanda, a qualunque tipo di confronto. La comunicazione mai come oggi è importante. A me piace molto la comunicazione diretta, la comunicazione vis-à-vis, non sono molto per il social, non sono molto per queste comunicazioni indirette, quindi mi piace vivere il marciapiede come si faceva una volta. Quindi rispetto a questo assolutamente disponibile a qualunque tipo di domanda, a qualunque tipo di confronto, ma tutti quanti i colleghi consiglieri comunali hanno bene o male la mia stessa idea, se no insomma, il ruolo viene vissuto male e non viene svolto bene. Se non c'è altro, Galluccio stava pensando qualcosa, vorrebbe dire qualcos'altro? No, non vuole dire più. No. Giordano, battuta finale, va bene così? No. Va bene così, noi ci siamo e dobbiamo fare in modo che questa scuola si costruisce e i bambini hanno il minor disagio possibile. E allora, sperando che i ragazzi, gli studenti delle Marconi, ma anche delle altre scuole che dovranno subire insomma, questi abbattimenti, rifacimenti e quant'altro, non abbiano nessun tipo di problema e non abbiano nessun tipo di conseguenze, anche i genitori che sicuramente dovranno sopperire a queste situazioni che saranno di disagio. Concludiamo qui questa puntata di Fatti Dintorni, vi do l'appuntamento ai nostri TG quotidiani, gli speciali TG, seguiteci anche sul sito e se avete delle esigenze, insomma, dei problemi che riguardano Battipaglia e anche tutto il resto della provincia, segnalatelo e noi ce ne faremo carico. Voglio invitare ancora una volta, approfitto che c'è il consigliere Farina, che tra l'altro è di maggioranza, a pungolare un po' pure la sindaca, se venisse nei nostri studi e facesse pure qualche altro confronto, come devo dire di buon grado, e questo dobbiamo dirlo Rocco, perché io e te lo sappiamo, perché li abbiamo invitati più volte, da qualche settimana a questa parte c'è un'apertura maggiore, soprattutto dei consiglieri di maggioranza. Questa è la terza, quarta volta, già la quarta puntata, dove i consiglieri di maggioranza stanno accettando il nostro invito e stanno partecipando, quindi vi ringraziamo anche di questo. Con queste battute non rubiamo altro tempo ai nostri telespettatori, arrivederci alla prossima puntata di Fatti e Dintorni. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.